Prendiamo dimora. Prendiamo dimora nella gratitudine per essere qui insieme a praticare. Per la buona compagnia che ci stiamo facendo. Anche se siamo distanti, la nostra intenzione è condivisa. Portiamo l'attenzione ai punti di contatto in modo che siano il nostro ancoraggio a cui tornare. Potremmo amare l'ancoraggio dei piedi oppure amare l'ancoraggio del bacino. L'ancoraggio delicato dei polpastrelli delle mani. Sappiamo che possiamo tornare a questi punti di ancoraggio in ogni momento in cui possiamo sentirci trascinati via dalla forza dei pensieri o delle sensazioni. E poi portiamo l'attenzione al respiro così com'è, nel punto in cui c'è più facile percepirlo. Seguiamo il nostro respiro naturale che ci permette di avere una consapevolezza più ampia del nostro corpo, più viva e mutevole. Così inspirando so che sto inspirando, espirando so che sto espirando.
e tutto il processo dell'inaspirazione e dell'espirazione mi riguarda e apre il campo percettivo. Può darsi che in alcuni momenti le sensazioni diventino troppo intense. In quel caso possiamo portare l'attenzione a una parte del corpo in cui c'è maggiore quiete, oppure possiamo portare l'attenzione ai suoni. Portare una mano a contatto con il corpo. Altrimenti rimaniamo semplicemente in ascolto. Sensazioni fisiche, piacevoli, spiacevoli o neutre, sensazioni emotive, piacevoli, spiacevoli o neutre, e pensieri che esploriamo come oggetti mentali, senza farci sedurre dal loro contenuto. In fondo, quello che accade quando emerge una sensazione è che si apre la possibilità di conoscerla e accettarla. Si apre la possibilità di dirgli di sì. Come se in questo momento accettassi la mia vita proprio così com'è. Le sensazioni proprio così come sono. Come se apro il cuore a me stessa.
com'è se apro il cuore a me stessa. Non per quella che diventerò, ma per quella che sono ora. Com'è se apro il cuore a me stesso, non per quello che diventerò. Ma come sono ora? Com'è se apro il cuore alla mia vita per com'è adesso, senza biasimo o punizione? Com'è se la guardo con fedeltà costante, se la guardo con consapevolezza, senza giudizio? Non c'è un fondo di tenerezza. Non c'è un fondo di gratitudine per la possibilità che si nasconde nell'accettazione. Non c'è una piccola gioia nel lasciare andare la lotta. E se tutto questo è tanto difficile, portiamo una mano sul cuore. Ricordiamogli che ci siamo, che siamo insieme. Che possiamo avere
la grazia del cuore. E la grinta della mente per stare nelle cose così come sono, per imparare da ogni cosa. In modo che quel dolore non sia inutile. Così sentiamo come risuona l'accettazione nel corpo. Come risuona l'accettazione nel cuore. Come risuona l'accettazione nella mente. Incontrare e riconoscere le truppe ribelli è il primo passo dell'accettazione.